Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi faccio un video per la rubrica Parliamo di, quella rubrica nella quale appunto faccio dei video in cui vi suggerisco alcuni titoli di libri che sono tutti legati da uno stesso filo conduttore. In questo caso ho scelto di parlarvi di alcuni libri che avevo in libreria che trattano di argomenti un po' spinosi, argomenti difficili ma soprattutto molto attuali. E niente, quindi spero di darvi qualche consiglio utile per qualche buona lettura su argomenti sui quali, insomma, secondo me è sempre bene parlare. Inoltre, praticamente tutti questi libri, quasi tutti quelli che vi presento, sono dei romanzi, quindi alla fine sono anche un modo, tra virgolette, più piacevole, diciamo, di leggere su argomenti appunto molto importanti, senza però dover per forza leggere dei saggi e dei manuali che possono risultare per alcuni un po' pesanti. Bene, io direi di cominciare subito. Il primo libro che vi suggerisco è 19 minuti di Jodi Picoult. 19 minuti è un libro che ho letto un bel po' di tempo fa ma che mi è veramente rimasto nel cuore. Qual è l'argomento, diciamo, spinoso che tratta questo libro? In realtà sono due. Il primo riguarda, diciamo, qualcosa che capita principalmente in America, ovvero quando un ragazzo armato si presenta a scuola e quasi senza motivo fa una strage dei suoi compagni, perché infatti è proprio di questo che parla questo libro, la storia di un ragazzo che in 19 minuti entra a scuola e comincia a sparare all'impazzata uccidendo alcuni suoi compagni di scuola. Ma il secondo grande argomento all'interno di questo libro, che è quello che secondo me è ancora più importante, è quello del bullismo. Il bullismo è qualcosa che invece noi viviamo quotidianamente anche in Italia. Credo che ognuno di noi sia entrato in qualche modo, direttamente o indirettamente, in contatto con il bullismo, che è una delle grandi piaghe della nostra società, specialmente chiaramente nelle scuole medie e superiori, dove questo si sviluppa maggiormente. Difatti il ragazzo che ha fatto la strage, una volta che si comincia ad analizzare il suo passato per cercare i motivi di questo gesto così estremo, si scopre appunto che era stato per anni vittima di bullismo. Quindi questo libro è in grado di, nonostante appunto la tragicità degli argomenti di cui parla, è in grado di farci comprendere il punto di vista del carnefice, ed è questa la cosa più bella, tra virgolette, diciamo, di questo libro, la capacità dell'autrice di farci mettere nei panni dell'esecutore e per capire le sue motivazioni, e in qualche maniera forse riusciamo a comprendere questo gesto così estremo, anche se ovviamente non smettiamo mai di condannarlo. È un libro intensissimo, un libro che si legge benissimo e che spero veramente recuperiate, perché merita davvero. Il secondo libro di cui vi parlo invece è sì scritto come un romanzo, ma in realtà parla della storia vera del suo autore. Sto parlando di Memorie di un soldato bambino di Ismael Bea. In questo caso, come capirete dal titolo, si parla ovviamente della tragedia dei bambini soldati, ovvero del fatto che in alcuni stati del mondo, come per esempio in Africa, in questo caso in Sierra Leone, alcuni bambini vengano reclutati per fare la guerra. Quindi praticamente viene raccontata la storia di questo bambino, di come sia arrivato a diventare un soldato, e la sua storia, insomma, sia del prima che del dopo. Chiaramente è una storia completa, quindi non si ferma soltanto a spiegare le cause che l'hanno portato a vivere questa avventura disastrosa e la descrizione poi di come effettivamente lui si muovesse, come facesse la guerra accanto ai suoi compagni così giovani, ma descrive anche il dopo, il come è riuscito ad uscire da questa situazione difficilissima, e grazie all'aiuto di chi. Credo che leggere questo libro sia veramente importante, perché ci permette di capire una realtà che a volte sentiamo un po' lontana, ma che in realtà tanto lontana non è. Pensiamo a tutte quelle persone che oggi stanno scappando da situazioni simili e che vengono in Italia, o addirittura quei genitori che cercano di far arrivare i propri figli in Italia o in Europa proprio per farli fuggire ad una situazione del genere. Il libro è crudo, è violento, è un libro che prende il cuore e lo strizza veramente.
fisicamente, ci fa provare dolore, ma è un dolore necessario, perché è meglio sapere e stare male piuttosto che non conoscere una situazione del genere. Inoltre il libro è scritto veramente molto bene e secondo me ci fa riflettere su un argomento importante, ci fa magari anche capire come possiamo comportarci noi, quali piccoli passi possiamo fare noi per evitare che questo continui ad accadere. Il terzo libro di cui vi parlo è un grande classico, tra virgolette, nel senso che molti lo conoscono perché ne è stato anche tratto un film che ha avuto un grande successo. Sto parlando di The Help di Catherine Stockett. Lo so che il mio libro ha questo orribile bollino, ma alla fine non l'ho mai tolto e non lo tolgo neppure adesso. Comunque, questo è effettivamente un romanzo, quindi la storia credo sia anche totalmente inventata, ma in realtà tratta di un argomento molto importante, qual è quello del razzismo. Difatti siamo negli anni 60 in Mississippi, dove Skeeter, la protagonista di questo libro, sogna di diventare una scrittrice. Ma che cos'è che caratterizza veramente il luogo in cui vive? Ovviamente il profondo razzismo che le persone bianche della zona provano nei confronti dei loro domestici di colore. Ecco quindi che Skeeter ha un'idea che va controcorrente, un'idea che è anche pericolosa. Vorrebbe raccontare in un suo libro la situazione che vivono le varie domestiche delle persone bianche, per l'appunto, quindi le domestiche che crescono i figli delle donne bianche che invece fanno appunto la bella vita in Mississippi. Come ho detto, l'argomento è estremamente delicato e pericoloso, perché non viene nascosto in questo libro il fatto che il razzismo si sviluppi anche attraverso la violenza e l'omicidio, una cosa che nel film non si vede tanto, ma che invece qui è chiaramente sottolineata. Ed è giusto che sia così, perché bisogna capire appunto che situazioni del genere si possono rivelare davvero pericolose e che non è tutta una fiaba in cui c'è sempre il lieto fine. Skeeter in questo libro fa qualcosa di davvero difficile, ma qualcosa anche di coraggioso e di utile per la società. Credo che leggere questo libro sia importante, l'ho detto praticamente per tutti i libri che vi ho presentato, però è vero, è così, perché ci fa riflettere molto, soprattutto adesso, è per questo che ho scelto questi libri, perché sono molto attuali, adesso che viviamo una situazione in cui in Italia è presente purtroppo un profondo razzismo. È rinato un razzismo perché si cerca di trovare un colpevole per tutti i problemi dell'Italia, anche quelli che obiettivamente non sarebbero neppure imputabili a coloro che arrivano alla ricerca di una nuova vita, ecco. Quindi leggere questo libro forse ci darà una carica nuova per difendere i più deboli, per difendere quelle persone che non hanno nessuna colpa se non quella di avere la pelle di un colore diverso. È un libro interessante, un libro coinvolgente, un libro scritto benissimo che vi saprà catturare, e dai personaggi fantastici. C'è un personaggio, Minnie, che è appunto una domestica, che è veramente un personaggio splendido di cui non potrete non innamorarvi, quindi ve lo consiglio. Rimaniamo un po' sul tema dei migranti, sul tema del razzismo, perché anche in questo caso credo che appunto nella vita che facciamo adesso siano un po' le tematiche principali sulle quali è importante leggere qualcosa in più. Per questo vi consiglio il libro Esodo di Domenico Quirico, Storia del nuovo millennio è il sottotitolo. Praticamente in questo libro Domenico Quirico, questo è l'unico che non è propriamente un romanzo, ci racconta la sua esperienza con i migranti. O meglio, lui ha fatto più volte il viaggio che i migranti fanno ogni giorno e ogni notte per arrivare in Italia. Quindi ha cercato di mettersi nei loro panni e soprattutto ha avuto modo di parlare con loro, di conoscere le loro storie, quindi non solo di vivere le loro esperienze, ma anche di capire le motivazioni che stanno dietro. È quindi una specie di reportage giornalistico, ecco, lo potremmo definire. Non è un libro esageratamente lungo, quindi si legge molto bene ed è un libro molto introspettivo. Nonostante appunto si tratti praticamente di un giornalista che ha deciso di fare questa indagine, diciamo la sua penna non è assolutamente giornalistica, ma è, come ho detto, molto introspettiva, molto profonda, molto personale, carica di sentimenti, e perché forse proprio l'esperienza che ha vissuto ha fatto sì che non riuscisse a scrivere di un argomento del genere distaccandosi e guardandolo insomma con occhio forse critico e appunto distaccato, ma
si è, diciamo, sentito in dovere di immedesimarsi con le storie con le quali è entrato in contatto. È un libro molto interessante e che secondo me vi potrà far conoscere un aspetto che rimane un po' nascosto, ecco, dai nostri telegiornali riguardo appunto le migrazioni che stanno avendo luogo in questo periodo. Infine, l'ultimo libro che vi consiglio è Gli amanti, Romeo e Giulietta in Afghanistan di Rod Nordland. In questo caso torniamo, diciamo, a quello che è una specie di romanzo, ma che in realtà è stato scritto appunto da Rod Nordland, che ha vissuto in prima persona la vicenda. Di cosa parliamo qui? Parliamo dell'Afghanistan, ma soprattutto parliamo di una coppia di innamorati. Abbiamo appunto un giovane ragazzo e una giovane donna che si sono innamorati e vorrebbero sposarsi. I due però appartengono a due rami separati della religione. Nonostante la famiglia di lui approvi questo matrimonio, la famiglia di lei assolutamente no. Quindi la coppia decide di fuggire insieme, cercando appunto un luogo sicuro dove potersi amare, dove poter mettere su famiglia appunto insieme, senza la minaccia dei propri genitori. Infatti la ragazza aveva un matrimonio combinato, ecco, doveva sposarsi con un uomo che lei appunto rifiuta di sposare. La famiglia di lei minaccia di ucciderla perché ha disonorato la famiglia e quindi si mette alla ricerca della ragazza per potersi vendicare e per poter vendicare l'onore della famiglia. Che cosa c'entra in tutto questo Rod Nordland? Beh, diciamo che lui è stato una delle persone che ha aiutato la coppia a nascondersi e a trovare la libertà di potersi amare. Difatti la storia di questa coppia, di questa giovane coppia, piano piano è diventata famosa ed è stata seguita un po' in tutto il mondo, e appunto Rod Nordland è stato tra quelle persone che ha aiutato questa coppia, quindi ha avuto modo di parlarci, di stare con loro e quindi di conoscere a fondo la vicenda. È un libro molto interessante perché oltre a raccontare la storia dei due amanti, l'autore parla molto dell'Afghanistan e della situazione che vivono lì le persone, quindi delle restrizioni religiose, dei matrimoni combinati, della situazione della donna, che è veramente approfondita e interessante. Inoltre l'autore parla anche delle difficoltà che ha trovato nel riuscire ad aiutare i due amanti, per l'appunto, perché anche loro in ogni caso erano cresciuti in quella società e avevano una mentalità che a volte cozza un po', ecco, con quella occidentale. È una storia veramente interessante, una storia che vi saprà appassionare. Al suo interno ci sono anche le foto dei protagonisti che appunto sono raccontate all'interno della vicenda, e dopo questa, la parte, diciamo, romanzata, o comunque la parte che racconta la loro storia, c'è anche proprio una parte più diciamo didattica, dove viene spiegata la vita in Afghanistan e soprattutto la situazione delle donne. È un libro interessantissimo, pensavo di no, perché leggendo il sottotitolo Romeo e Giulietta in Afghanistan pensavo fosse un po' superficiale, e invece assolutamente no, un libro che merita e che ci fa anche in questo caso riflettere sulla nostra condizione di donne, sulle tante cose delle quali ci lamentiamo, e senza renderci conto a volte di quanto siamo fortunate di essere nati in questa parte del mondo. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, spero vi sia, insomma, abbiate trovato dei titoli interessanti, perché questi titoli che vi ho presentato veramente mi hanno conquistata e li tengo tutti in libreria con grande piacere, perché appunto sono dei libri che meritano. Fatemi sapere se voi conoscete qualche libro che tratta di argomenti di attualità in maniera appunto carina, in maniera coinvolgente, in maniera istruttiva, perché come sapete i vostri consigli sono sempre ben accetti. E noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!